Passo del Rombo, Landeck Austria, Piovigina. Adesso. Ciao Trento! Svolta a destra e prendi SP139. Ecco, da qui in poi è nuova. Cosa ne dici di queste curvette? Sto studiando, sto facendo pratica. Adesso l'ho messa in standard, che l'unica cosa che ha in meno rispetto alla mia impostazione è che ha una tacca in meno di potenza. Però io l'ho messa così nella speranza che non faccia whisky throttle. Ma se io faccio i tornanti tendenzialmente in seconda perché in prima fa whisky throttle, non vorrei trovarmi in tornante in seconda, in standard, che non mi dà la potenza. Tutto complicato queste cazzo di mappe. No, guarda, sono due coglioni ste mappe. Siamo in provincia di Bozen. Facciamo che la rimetto in user, va? No, funziona, ho sbagliato. Rain, user. Così so quello che fa. Tornantone, gran piegone. Io solone in facciona adesso faccio anch'io. Adesso faccio anch'io, è una parola grossa, però. Serie di curve, una più bella dell'altra. Wow. Perché ha frenato che dovevo solo scalare? Traccia che sei! Mi fa morire perché ti mettono animali selvatici per 2 chilometri. Oh, dopo 2 chilometri c'è un altro, metti per 10, no? Che risparmi un cartello. No, non ho avuto paura, no! Brava, nervi saldi, Dexter! A frenatina? Sì, ci stava, siamo in discesona. Anche lì frenino, che c'è lo sgrisolino della... nell'erbettina. Esatto, ma qua magicamente finisce. Che bello. Morbida, Pandi, morbida. Ma che ti viro il manubrio? Ho visto. Non so perché. Ma quando fa così rimettici subito le mani, perché se aumenta di colpo lo perdi. Lo spostamento del peso dipende molto dal bauletti. Togli il bauletto e non te lo fa più. O magari sgonfi un po' la ruota davanti. Sgonfi? Sì. La sgonfi, ha più grip. Carica un po' più sul davanti. Devo trovare un modo che mi faccia stare tranquilla. Forse il primo pezzettino è capire cosa che ti agita. La discesa e le curve in discesa. E comunque non pensare se le fai veloci o piano. Pensa a farle che ti danno soddisfazione e divertimento. Piuttosto frena prima, ma lascia scorrere la moto. Più sei tranquilla nel farla scorrere in curva senza bisogno di frenare, accelerare attaccata alla curva, e più poi sei tranquilla. Sì. Togli la mano dalla freno, traccia. Tata lo spluga, il Maloia, li hai fatti, eh? Non lo so, non so cosa dirti, guarda. Non so davvero cosa dirti. È una cosa... Chissà che cosa ti si infila nel cervello, nella testa, che ti mette a disagio. Tornante 3, ero qua che dicevo non lo guardo, non lo guardo, ma se l'hai visto, l'hai già visto. Cioè, è che non lo guardo, non lo guardo.
Passo del Rombo, 56 km. Oh cavolo, inizio a stare meglio per la temperatura. Ma a me non va male, quasi da subito. No, io stavo morendo. Stavo andando troppo verso il paletto. Che aria! Aria fresca! Ah sì! L'aria! Ah. Auto Velox, ma c'è il limite del 70, parliamone. Ragazzi, che bello. Sopra siamo quasi in cima. Davvero? Non hai visto? Sì, mi viene un po' da piangere. Oh, ti faccio le coccole. Tata, vuoi che ci fermiamo un attimo? Non so se sono più da seconda o da prima. Da seconda, direi. Siamo fottutamente in alto. Sì, sì, non ci vede neanche giù. Ah, questo sarà quello buio buio. Ho già sulla visiera. Tutto scavato nella roccia, ragazzi. Mi è piovuto addosso. Oh, senti che bel fresco. Fino a mai. Mamma mia, perfetto. Che spettacolo. Ragazzi, che bello. Che bello! Passo del Rombo, signori e signore. 2474 metri. Questo è fantastico. E benvenuta in Austria. Oltre metà dei tornanti sono andati. Ma dov'è che dobbiamo prendere la vignetta lì? Trovi un mega casello. Ma che salitona, sembra una roba americana. Il fiume che va giù di lì. Ma qua si paga. E pagheremo. Buongiorno. Due, solo andata. Dunque, siamo in Austria, limite 100 all'ora, fuori dalle città e bisogna rispettarlo. Ciao Passo Rombo. Quindi tesorino, commento a caldo sul Rombo. Ma che sono una co***a, cosa ti devo dire? Cioè, non è che ce n'è tante. Non sei una co***a. Mi ha fatto il pollicione su. Quindi non sto andando veloce. Cosa diresti a qualcuno che deve fare per la prima volta il Passo Rombo? Che si fa senza nessunissimo problema. Se hai paura pianino, se sei uno sganassone con il ginocchio a terra no, perché sono in pendenza, ma se sei uno sganassone lo fai da sganassone, ma sono larghi, sono pochi e anche in discesa se incontri macchine, comunque essendo larghi ognuno tiene la sua corsia e che sono una co***a perché mi sono fatta due giorni di panico per un cazzo e ero talmente
Cioè, eccola. Talmente agitata che non sono riuscita a godermi neanche la salita, che a me di solito piace la salita, La cioè i salita. tornanti in salita, mi piacciono. Però non sei una co, non dirlo più. Ma sì, invece. Sono una co, sì, perché l'ho vista la strada, ho visto che c'erano quattro tornanti, il rettilineo, altri quattro tornanti, poi l'ultimo largo ed era finita. Le altre su tutte curve, ma non riuscivo a togliermi dalla testa che erano tornati, cioè che erano 2500 metri di tornanti verso il basso. Ma se adesso dovessi rifarlo? Io lo farei molto meglio, cioè domani, non Sì, oggi. no, no, per carità. Molla il freno, Pandi, molla il freno, molla il freno, molla il freno, rilassati. Mi viene ancora un po' da piangere. Se è passato, piangi. Possiamo anche fermarci. Per piangere meglio. Per quanto mi riguarda, il pasto del rombo è stato bello. La salita dalla parte italiana divertente, anche se in alcuni punti un po' stretto come carreggiata, e tante macchine dove ci sono un po' di chicana, invece di seguire la mano della strada, quindi stare dalla propria parte, andavano verso la striscia o oltre la striscia. Tagliavano le curve in sostanza. Sì, ma non erano neanche vere e proprie curve. Sì, tiravano Sì, la dritti, esatto, chicane tagliata. così non potevi mai superarli. C'avevi la tua bella striscia tratteggiata, avresti potuto fare dei sorpassi in piena sicurezza, e invece per un po' di chilometri ce li siamo tenuti davanti a romperci le scatole. La discesa dal versante austriaco invece è molto più larga, curve più dolci e divertente. Fortunatamente lì di gente che tagliava la strada, come diceva prima la Pandi, non ce ne sono state, quindi ce la siamo goduta un po' di più, almeno io. Adesso dove stiamo andando? Fondamentalmente a girare intorno a questa montagna che vediamo a sinistra, prossima tappa, Lago di Resia. Quindi facciamo queste 2 ore di Austria, rientriamo in Italia dal Lago di Resia. Ah, una sana merenda e siamo pronti a ripartire. Sì. Gli ultimi 56 minuti per il lago di Resia. E Com'è che me ne dà un'ora e due? sa che sei fermona? Bastarda. Questa casa qua? Ah, guarda lì, urca paletta. Aspetta, Oltre le laser. Anche bel fiume però. prima tornante. Oh. Legno, novità, eh? Sì, legno, trattore, brecciolino, che cazzo vuoi di più? Wow, in Austria. In Austria, e poi mi fa vedere il fiume, perché quelli fanno andare i tergi? Perché hanno caldo. Ah, Solo per quello. perfetto. Non per questo? No, 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 no. Ah. È quello davanti che la vai fare, amore, questo. Ah. 23 km, così arriviamo come dei pulcini. Dobbiamo fermarci e o aspettare che smetta o mettercele tutte. Non è un'esercitazione, ripeto, non è un'esercitazione. Dai, dai, sono solo quelli di riporto, vedi? Sì. Perché c'è il vento. Ma dici sul serio? No. Ah, ok. Ah, perché quasi ti credevo, eh. Che cagata che abbiamo fatto. Gianni, l'ottimismo è il profumo della vita. Stiamo facendo da tappo al camion. Sì, puttana era, e piove da matti. Porca troia. Ok, lì ci fermiamo. Potete notare come l'abbigliamento da pioggia della Pandi risplenda al sole. Ma piove, come potete vedere, là è tutto nero e lì piove, lì ci sono le nuvole che si spostano, fai conto te. Allora, debriefing per la pioggia. Non si frena in Sì, vai. curva, men che meno quando piove. Si Si va va pianino. piano e si scala. Sei carina gialla.
Anche tu rifletti per terra. Tra 600 metri, B180 fa una leggera curva a destra e diventa SS40. Hai sentito? Una leggera curva a destra. E diventa Italia! Pizzeria, Motorrad Caffè Pizzeria. E quello vale più di un cartello Italia, la pizzeria. Esatto, pizzeria. Passo Resia, comunque... 1456. Eccoci in Italia. Bella lei, con tutti i suoi pregi, i suoi difetti, ma è casa. Sempre casa. E via! Scherzo ovviamente. Certo, certo, ti conosciamo tutti. Eccolo, è affascinante. Eh sì. Che ci si ferma? E certo. E anche il campanile del lago di Resia l'abbiamo visto. Mi è venuto il magone. Non so se è perché la tensione che mi sono fatta le pippe mentali, probabilmente perché sono in premestro, ma lo sai meglio tu di me, visto che sei tu che te ne accorgi, però è stato proprio emozionante. Non tanto vedere il campanile, cioè sì, vedere il campanile, ma proprio l'esserci arrivati. E domani, per il rientro a casa, chissà, quasi tutto da scrivere. Direi che lo Stelvio dopo questi due giorni non me la sento proprio. Benvenuta in Svizzera, tesoro! Umbrail 2505. Passo allo Stelvio! Ho fatto la foto, mi sono messa in posa! Fanculo anche alla Prica,